anche per Risochimica, come per la Coballe, come per Bagnoli, come per la sanità, ora o mai più. Ora o mai più. Attualmente l'impegno previsto è sui 10 milioni di euro, ma mi dicono che è in corso un lavoro che durerà 5 mesi per la caratterizzazione del terreno in un'altra area dell'impianto, quindi probabilmente arriveremo oltre i 10 milioni di euro. Comunque sia, quello che è necessario lo impegneremo come risorse per bonificare quest'area. Bisogna decidere la destinazione. L'idea che il comune di Avellino mi pare interessante, avere qui l'attrezzatura di un'area logistica, e può essere un intervento che determina anche un processo di sviluppo per la città di Avellino. Noi lavoreremo con i fondi europei per cercare di sostenere e finanziare interventi di area vasta. Vorremmo evitare di disperdere i fondi europei in piccoli interventi che non servono assolutamente a niente. Noi dobbiamo risolvere i grandi problemi infrastrutturali. Sto venendo alla stazione di Avellino, che qualche anno fa era stata addirittura chiusa dalla regione, una cosa incredibile. E quindi stiamo pensando di avere collegamenti riattivati verso Salerno, verso Benevento, con l'università, con l'area industriale. E stiamo immaginando di affrontare così i grandi problemi dello sviluppo, a cominciare dal polo conciario di Solofra, per il quale dobbiamo risolvere in maniera definitiva il problema della bonifica, del disinquinamento. Insomma, le 4 o 5 cose che ci consentono di far voltare pagina anche alla realtà di Avellino.